Bonjour, bienvenue au guichet linguistique de l'Unione Montana del Pinerolese. Avancez. Ça, c'est le guichet où je gère les projets linguistiques qui tutellent et protègent la langue française grâce à la loi 482 du 99. Ci tengo anche a mostrarvi una parte dei materiali che grazie ai fondi derivanti dalla legge 482 del 99 sono stati realizzati dalle associazioni e dalle realtà che lavorano sul territorio per la realizzazione dei progetti francesi legati alla tutela della lingua minoritaria storica. Sono già tanti i materiali realizzati nel corso del tempo. Ricordiamo che la legge 482 è stata emanata nel 99 per dare attuazione al dettato costituzionale che i padri e le madri costituenti hanno inserito per la tutela delle minoranze linguistiche storiche. Dal 99 ad oggi l'allora Comunità Montana e l'attuale Unione Montana del Pinerolese stanno portando avanti, oltre agli sportelli linguistici, la formazione linguistica, la tutela e valorizzazione della toponomastica, anche una serie di attività che arrivano anche a produrre dei materiali utili a divulgare, informare, avvicinare alle tematiche linguistico-identitarie, storico-culturali legate alla lingua francese presente sul nostro territorio, per rendere anche più consapevoli le nuove generazioni e chi arriva su questo territorio non conoscendolo, di questa importante fetta appunto culturale che ci appartiene, che caratterizza le valli Pellice, Chisone e Germanasca. Abbiamo per esempio delle schede di valorizzazione del territorio editate in lingua francese, italiana e inglese e che tra gli altri beni faro individuano anche le lingue minoritarie storiche, quindi la presenza dell'occitano e del francese, la loro tutela e promozione e i gemellaggi, quindi la valorizzazione dei gemellaggi stessi. Per poterli valorizzare abbiamo anche realizzato una pubblicazione che raccoglie un lavoro fatto in collaborazione con la Fondazione Centro Culturale Valdese proprio sull'approfondimento legato ai gemellaggi. E poi abbiamo deciso di come dire, evidenziarli su una mappa emozionale del territorio che evidenzia proprio i vari gemellaggi attraverso questo logo ideato dal grafico e che attraverso questa mappa emozionale del territorio vuole raffigurare tutti quei punti che simbolicamente ci riconducono alla presenza dell'occitano e del francese. Avevo parlato prima dei concorsi letterari, dei concorsi di videoclip, sono stati quindi realizzati anche delle sorte di gadget per promuovere la presenza delle due minoranze linguistiche storiche rappresentate in questo caso dal Daü per l'occitano e dal Galletto per il francese in maniera da essere poi regalate come premio all'interno dei vari concorsi. Sono stati realizzati anche dei quadernetti frutto di
trasmissioni radiofoniche in lingua francese realizzate in collaborazione col Collegio Valdese di Torre Pellice con i loro allievi delle classi di francese. Una parla delle Légendes du Prat con audio col CD audio incluso in maniera da poter lavorare anche sulla pronuncia per quindi diventa anche uno strumento didattico di approfondimento linguistico. Oltre ai libretti, anche dei CD audio sono stati realizzati a partire proprio dalle trasmissioni radiofoniche realizzate. Non ce l'ho a disposizione in questo momento, ma per esempio in passato si realizzava anche a La Une, una trasmissione radiofonica sull'attualità del mondo francofono a livello internazionale. Sono stati rieditati dei prodotti originali del territorio caratterizzati dalla presenza delle due lingue minoritarie storiche, quindi l'occitano e il francese, sia a livello di video sia a livello cartaceo, un bellissimo materiale sulla biodiversità di fauna e flora sul nostro territorio, al quale si aggiunge la biodiversità linguistica, perché un territorio caratterizzato dalla presenza di occitano, francese, italiano, piemontese è già qualcosa di molto interessante da valorizzare. Ci sono poi dei lavori effettuati con le scuole, con i ragazzi in età scolare, diciamo, la promozione dei corsi di francese, Le Chansonnier de chez nous, che accompagnava un corso di canto, dei materiali a livello di informativo, divulgativo sulla presenza del francese, in maniera da renderci un po' più consapevoli della storia linguistica, culturale, identitaria del francese in questo territorio. Oltre a questi materiali, ci tengo a segnalare i prodotti che nel tempo si sono realizzati in particolare con l'associazione Musica Insieme. Vediamo qua alcune brochure dell'edizione attuale di Samedi et Dimanche avec le français, la musique et le chants, ma siamo alla terza edizione e quindi già nelle edizioni precedenti, oltre a brochure di questo tipo, avevamo per ogni concerto una specifica locandina con il materiale che viene distribuito ad ogni partecipante al concerto, quindi un libretto degno di nota con testi a fronte, approfondimenti linguistici che consentono non soltanto di godere di un concerto con canzoni francesi, ma di renderlo utile ad un approfondimento linguistico vero e proprio. Non ultima, la mostra è effettuata in collaborazione col Museo Parigino di Roma su Fernandel, che era nato in Borgata Coutandin in Val Germanasca. Pertanto l'anno scorso è stata realizzata questa bella mostra da cui è stato tratto anche questo libretto con la relativa pubblicità e la scheda di approfondimento con le mots-clés che veniva distribuita proprio durante la mostra per fare un percorso non soltanto visivo ma di nuovo di approfondimento linguistico in maniera sempre ludica e divertente, diciamo in maniera non convenzionale, non tradizionale, quindi non passando da un corso di formazione linguistica di base, perché magari non tutti siamo pronti ad approcciarci ad una lingua stando seduti ad un banco, ma godendo di un bel concerto può essere un modo per avvicinarci e scoprire che ci piace.